benvenuti nella redazione di Animali e Animali. Quest'oggi è tornato a trovarci il nostro Riccardo Sturla Avogadri, esperto di squali, presidente della Shark Academy. Ciao Riccardo, ciao. Grazie di essere qui con noi. Quest'oggi ci vuole parlare di dispositivi antisqualo, cioè come ci si può in mare aperto difendere dagli squali. Però mi viene subito in mente una domanda, cioè dopo tutte le volte che Riccardo è venuto a trovarci in trasmissione, convincendoci che non esistono squali pericolosi, come puoi adesso parlarci di dispositivi per difendersi dagli squali? In effetti sembrerebbe un controsenso, invece... Qualche squalo pericoloso c'è. Ci sono squali, in effetti alcuni pericolosi, pochi, che purtroppo ci confondono per una potenziale preda, quindi ci confondono per una foca, una tartaruga, e quindi è chiaro che conviene comunque mettere a punto dei dispositivi che fanno capire agli squali che noi non siamo delle prede, quindi praticamente che li tengono lontani. Quindi prevenire è meglio che curare, questa è una certezza. Questo dobbiamo dire però che negli anni sono stati fatti grandi passi avanti, sì, no? Quindi adesso noi facciamo un po' un excursus, una piccola marcia indietro per vedere qual è stata l'evoluzione in questi dispositivi antisqualo. Da dove vogliamo partire, Riccardo? Allora, partiamo da molto tempo fa, diciamo dal 1950, durante la guerra, quando non si sapeva ancora bene che gli squali in effetti non attaccavano l'uomo perché lo confondevano, ma erano veramente convinti che gli squali attaccassero l'uomo perché volevano mangiare l'uomo. E quindi hanno comunque messo a punto dei dispositivi che inizialmente erano chimici, messi a punto dalla Marina Militare Americana. Erano dei dispositivi a base di rame o addirittura estratti di alcuni pesci, tipo la sogliola di Mosè, che è un estratto praticamente che hanno scoperto che metteva in fuga gli squali perché gli dava fastidio, a base di pardaxina comunque. Noi abbiamo qua adesso dei dispositivi, dei repellenti chimici, che sono integrati anche in un giubbotto che abbiamo. Abbiamo qui dei manichini che vi vorrei far vedere. Alcuni manichini. Esatto. Un manichino in particolare. Ci porta indietro a quanti anni? Nel 1951. Nel 1951, questo qui è, quello... è un giubbotto di salvataggio. Esatto, che era in dotazione alla Marina Militare, sia ai piloti che a quelli delle navi praticamente, ai marinai. E qui dentro c'è una busta, io adesso vado ad aprire, ecco qua, questa busta che è collegata, questo è un giubbotto originale, sì, e questo era il dispositivo antisqualo. Adesso ci chiama, fai vedere come si chiama funzionava. Shark Chaser, il famoso Shark Chaser. Sì. Lo Shark Chaser che abbiamo di nuovo qua, sì, ha anche una parte interna, che è questa qua. Allora, questo è quello che abbiamo appena tolto al manichino e ha una parte interna che è quella che è questa, che all'interno c'è questa polvere. Se noi la mischiamo, quando i dispositivi venivano aperti in acqua, praticamente sì, andavano a mischiarsi con l'acqua. Mischiandosilo con l'acqua cambiava colore e diventava nero, come potete vedere. Sì. E vabbè, che il colore allontanava gli squali. No, è proprio la particolarità. Però questa nuvola, che veniva identificata con un colore, era la nuvola nella quale bisognava rimanere all'interno per garantirsi di non essere avvicinati dagli squali. Ah, quindi era una sostanza, esatto, una nuvola di colore che doveva proteggere il naufrago dallo squalo. Infatti, a differenza di un altro tipo di nuvola, che era questa qua, che loro utilizzavano sempre per farsi riconoscere invece da lontano, dalle aerei oppure dalle stesse navi con le vedette, che invece... Quindi il naufrago aveva queste due sostanze. Aveva quest'altra sostanza. Quest'altra invece era rossa, e praticamente a contatto con l'acqua cambiava colore e diventava fosforescente, in modo che da lontano potesse essere riconosciuto maggiormente praticamente. Adesso certo, ci vuole un po' di tempo. Però comunque... sta già diventando, a parte il rosso, però si vede già che è un colore, sì, particolare, molto fosforescente. Esatto, si vede, tra un po' vedrete che cambia ancora più. Poi, negli anni però c'è stata una bella evoluzione. Sì, c'è stata una grande evoluzione. Già nel 1678 un anatomista, praticamente un medico, Lorenzini, aveva messo a punto, stava studiando dei repellenti e stava studiando soprattutto le torpedini, e si era accorto che le torpedini e anche gli squali, quindi squali e razze, avevano dei recettori, famosi recettori che poi chiamati ampolle Lorenzini, ma successivamente, dopo 200 anni, nel 1800 passa. E questi sensori che gli squali hanno sul muso, chiamati oggigiorno appunto ampolle Lorenzini, sono sensibili ai campi elettrici. Sì. Sensibilissimi da 0,005 microvolt. Questo significa che sentono anche una sogliola nascosta sotto la sabbia. Sì. Quindi successivamente hanno cominciato a studiare dei dispositivi chimici, dei dispositivi elettrici, elettrici, perché sì, in questo modo
lo scarica elettrica dava fastidio a queste ampolle d'Orenzini, gli squali scappavano. Mm. Solo gli squali, però non i cetacei o altri pesci, solo gli squali. Solo queste scariche elettriche. Adesso invece arriviamo ai giorni nostri e abbiamo le immagini che ci ha portato il nostro Riccardo Sturla, dove si vedono i sistemi di difesa di squali attuale. Infatti, allora qui è durante una delle prove che sto facendo alle Bahamas, sì. Questa che vedete che ho in mano in acqua è questa qua, che è un'antenna. Questo qui che ho dietro è il dispositivo antisqualo, uno dei primi, chiamato Shark Pod, Protective Oceanics Device, messo su un progetto del Natal Shark Board, il più grande centro al mondo sudafricano che normalmente protegge le spiagge con le reti. Ha detto mettiamo appunto un dispositivo antisqualo a onda elettrica per evitare che anche altri pesci finissero nelle reti, quindi sì. Delfini, tartarughe. Il dispositivo funziona, io poi l'ho modificato perché originariamente era due elettrodi creano un campo elettrico, creano uno schermo praticamente diciamo ellittico, però se si concentra tutta l'energia in un'antenna, come in questo caso qua, si può trasferire tutta l'energia in una direzione e schermare anche un subacqueo che non ha il dispositivo. Sì, e quindi insomma un sistema mi sembra elettrico. Ottimo. Infatti si vede adesso che io allungo l'antenna, la punto verso uno squalo, accendo il dispositivo e si vede che lo squalo praticamente scappa. Vediamo un po'. Vedete, questa qui è la famosa antenna. Hai allungato l'antenna che hai portato adesso qui nella nostra Adesso sto redazione. Cercando uno squalo, ce n'è uno che si sta avvicinando, la muovo un po', accendo il dispositivo con l'altra mano e lo squalo si appena si sente scappa subito. Mia, visto come scappa immediatamente. Si è allontanato subito. Questo è un sistema attuale, sì. Però ne hai portato anche poi, un altro. Successivamente è stato praticamente... Il brevetto è stato venduto all'Australia a una società, la Sea Change, la quale ha miniaturizzato il dispositivo. Quindi anziché avere quella cosa grossa che avevo qui dietro, le bombole, e quest'altra cosa gialla qua, che sarebbe questa, quest'altra piastra, che sono i due sì. elettrodi, hanno costruito quest'altro dispositivo che si chiama invece Shark Shield, come praticamente una schermatura. Sempre due elettrodi, uno e poi c'è un'antenna. Questa cosa qua praticamente, in un certo senso, è legabile anche all'antenna che usavo io, aumenta la distanza di protezione. Però il sistema è lo stesso. Il sistema è lo stesso. Il sistema è lo stesso, identico. La particolarità qual è? Che adesso è stato miniaturizzato ulteriormente, infatti mi sta arrivando in questi giorni, il nuovo dispositivo per i surfisti. Sì. Quindi i surfisti avranno a disposizione solamente questa cosa qua, che andrà messa in caviglia, e potranno fare surf ovunque, avendo a disposizione questa cosa qua che manda delle scariche elettriche. In questo caso gli squali da sotto, che normalmente si sa pensano che sia una foca, quindi mordono il surfista pensando di aver attaccato una foca, tutti i surfisti potranno andare in giro in sicurezza attraverso questo dispositivo qua. Quindi un sistema del genere dovrebbe far dimenticare l'altro sistema che hai portato nella nostra redazione, sì. Che non è il giubbotto salvagente ovviamente, no. Ma è la vecchia tuta antisqualo che ai giorni nostri è quasi superata. Vieni qua questa Riccardo. Qua, diciamo è quasi superata o ancora no, si usa? Ancora, si sta usando ancora. Questa qui Ma se esiste quel dispositivo perché bisogna usare ancora questo? Perché purtroppo... Perché non ti fidi, magari si rompe il dispositivo. diciamo che va a batteria, se si scarica una batteria sono cavoli. Sei rovinato. Comunque, se in questo caso un ricercatore vuole far avvicinare gli squali ma non farli allontanare, deve utilizzare qualche cosa che comunque gli dia una protezione, nonostante sia comunque a tuo contatto. Quindi certo. Questo è l'unico modo per poter avvicinarli ed essere protetti. Questa qui è quella che uso io, la mia, la maglia in acciaio, costruita su 43 misure del corpo e 9 della mano, tiene lo stesso punto del medioevo. In ogni anello ce ne sono altri 4. Questo qui è chiamato punto spiga. Cosa vuol dire il punto del medioevo? Questo qui praticamente si faceva nel medioevo. Esatto, queste cose qua. I cavalieri medievali utilizzavano queste maglie fatte così con la stessa costruzione. Ci senti tutto un po' un cavaliere? Più o meno. Nel 2005. Sott'acqua. Grazie tantissimo. Comunque, Riccardo, rimani con noi. Comunque queste cose qua si possono vedere durante le nostre mostre che adesso faremo fra qualche giorno. Sarete anche a Genova, esatto, la mostra di Genova. Subacqua, per e poi cui... tutta Italia si potrà vedere tutto materiale insieme a tutto il resto. Sempre portato dall'associazione Shark Academy, di cui il nostro Riccardo è presidente. Grazie tantissimo. Grazie. Adesso invece ho una